Tamara Pisnoli, chi è l'ex moglie di De Rossi? La vita della 39enne Tamara Pisnoli è decisamente travagliata a livello penale. La storia dell'ex moglie di Daniele De Rossi e madre della prima figlia è da brividi a partire dal padre. Massimo Pisnoli, noto rapinatore di Roma, è stato assassinato nel 2008 in un regolamento di conti. La personalità di Tamara è allarmante, una vita di violenza. È stata condannata a 7 anni per tentata estorsione e rapina aggravata ai danni dell'imprenditore Antonello Ieffi, pistato nel 2013. Anche gli altri due imputati, Francesco Camilletti e Francesco Milano, sono stati condannati a 7 anni per la stessa vicenda. La quarta sezione penale ha spiegato perché ha concesso a Pisnoli, Camilletti e Milano le attenuanti generiche, non nella massima gradazione. La gravità dei fatti ha spinto i giudici a non tagliare di un ulteriore terzo la pena. L'unica preoccupazione della Pisnoli, hanno detto i giudici, è stata non creare attriti con altri esponenti della criminalità locale. Violenza e minacce le sono servite da monito a chi vorrebbe opporsi. Le stesse valutazioni sono state fatte per Camilletti e Milano. Tamara Pisnoli condannata a 7 anni, i fatti. Nell'estate 2013, Pisnoli concluse un affare con l'imprenditore Ieffi versando un anticipo di 84.000 euro per acquistare una licenza relativa ad un impianto fotovoltaico. In seguito, la donna ha cambiato idea e valutazione dell'investimento, al punto da pretendere la restituzione dei soldi. Ieffi si è opposto alla richiesta. Nel 2013 ha comunque partecipato ad un summit a casa della Pisnoli, dove erano presenti Camilleri e Milano, con altre persone. Il pestaggio di Leffi. Il rifiuto di Leffi alle condizioni della Pisnoli ha mandato su tutte le furie l'ex moglie di Capitan Futuro. L'ha minacciato pesantemente dicendogli che ci mette poco a far ammazzare una persona. Bastano 10.000 euro da mettere in mano ad un albanese. Niente da fare, Ieffi era irremovibile. L'imprenditore è stato vittima di un pestaggio violento. Pisnoli ha assistito al pestaggio senza muovere un dito. L'imprenditore ha subito ferite alla testa, di cui porta ancora i segni. Che ne pensate di Tamara Pisnoli? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.